Grido, il film con cui si conclude la tua filmografia degli anni 50, è un punto d'approdo di tutta una ricerca che caratterizza la tua produzione nel decennio e un punto di partenza per la nuova ricerca che viene fuori in tutta evidenza a partire dall'avventura. Come mai quei sentimenti che si vuole tipicamente borghesi, le pene d'amore, l'angoscia esistenziale, la solitudine, sono stati applicati polemicamente, credo io, ad un operaio? Che differenza c'è fra un essere umano che fa un mestiere e un essere umano che ne fa un altro? Fra un essere umano che ha dei soldi e uno che non ne ha? Io credo che, anzi, i problemi sentimentali e psicologici a livello della classe operaia siano proprio complicati dalla mancanza di mezzi. Perché in fondo se un uomo che non ha problemi economici può disporre di se stesso e del proprio tempo per occuparsi di determinate cose, per risolvere certi problemi di natura sentimentale con un incontro, con, non lo so, raggiungendo una persona che non gli è vicina, eccetera, un operaio questo non lo può fare, quindi il meccanismo della sua vita proprio lo costringe a rinunciare a certi gesti, a certi atti che lui vorrebbe fare e non può. Ma i problemi sono gli stessi, i sentimenti sono gli stessi, la spinta, anzi diventa forse la spinta, voglio dire la carica sentimentale, passionale in un operaio forse diventa ancora più forte proprio per queste limitazioni pratiche nelle quali lui si trova.